Salve cari amiche ed amici, qui ci incontriamo di nuovo dopo qualche giorno di riposo per parlare di un nuovo tema. E il tema del giorno sarà la crisi che si è venuta suscitando già da tempo. Io ne volevo parlare già da giorni, tra Iran e Arabia Saudita. In realtà è una crisi che dura da molto tempo, anche prima dall'intervenzionismo occidentale nella zona. Comunque si direbbe che ultimamente, anche per colpa del prezzo del petrolio, ha avuto una escalation. E quindi passeremo a parlare delle mie impressioni a riguardo. E innanzitutto come voi sapete, io non scrivo mai nulla, vado a estro, non compro nella vestro. E quindi innanzitutto vediamo che è successo un qualche cosa di molto raro. Gli Stati Uniti si sono riavvicinati all'Iran e questo ha incomodato molto i loro vecchi alleati, gli Arabi Saudi o Sauditi, della famiglia, cioè il regno della famiglia dei Saud, per quello si chiama Arabia Saudita, e l'hanno buttata sul religioso. Infatti sempre c'è stato conflitto fra sunniti e sciiti, mai come in questi ultimi giorni. Infatti sono stati uccisi degli sciiti in Arabia Saudi più di 40 persone, e Iran ha deciso di rompere le relazioni diplomatiche con Arabia Saudita. E questo potrebbe avere dei precedenti molto seri, perché potrebbe essere un passo a un altro genere di conflitto, cioè un conflitto nuovo nel Medio Oriente, come se già i vecchi conflitti non bastassero. E io non so se l'avvicinamento degli Stati Uniti all'Iran sia stato intenzionale e programmatico, cioè per far fiorire un nuovo tipo di conflitto di natura religiosa, o se magari è un incidente di percorso, che magari gli americani vogliono realmente continuare a essere alleati degli Arabi Sauditi da un lato e degli iraniani dall'altro. Però l'avvicinamento a Iran da parte di Barack Obama e dell'amministrazione nordamericana ha generato molti dissapori, non soltanto con gli Arabi Sauditi e altri arabi della penisola arabica, ma anche con gli israeliani, con i turchi e con altri alleati della regione. Quindi, come dire, o si tratta di un calcolo per dividere ulteriormente la regione, oppure un qualche cosa che gli sta riuscendo male e che non riescono a controllare. Sta di fatto che Barack Obama ha ammesso che per più di 50 anni l'embargo contro Cuba non ha debilitato il regime cubano, ma l'ha rafforzato, che è stato un errore. Quindi adesso l'avvicinamento economico, capitalistico, diplomatico degli Stati Uniti a Cuba forse è un intento non solo di ammendare lo sbaglio storico, ma di correggere il tiro, cioè adesso non con l'embargo che ha rafforzato il regime castrista comunista cubano per propria missione dei nordamericani, ma con togliere l'embargo e quindi far fluire un enorme flusso traffico di divisa, di denaro. Con l'avanzata del capitalismo, adesso forse hanno cambiato di strategia con Cuba, vogliono rovinare Cuba con il capitalismo, cioè Cuba si dovrà indebitare, poi non pagherà i debiti e quindi caderà
cadrà il regime comunista castrista. Forse con l'Iran vogliono fare lo stesso. Tanti anni di isolazionismo non hanno scalfito il regime di Teheran degli Ayatollah. La rivoluzione iraniana va a gonfie vele, soprattutto perché dopo il periodo nel quale era caduta l'Unione Sovietica e la superpotenza degli Stati Uniti si è ritrovata in un mondo che non era più bipolare, e quindi l'unica potenza nel mondo, gli anni 90, adesso invece assistono quasi impotenti al riemergere di altre potenze, in primis quella russa, poi quella cinese, quella indiana ed addirittura il Brasile come potenza economica emergente, per non dire poi del Sudafrica. Anche stati piccoli come il Vietnam riemergono. E quindi quale cosa migliore per intralciare, per fare degli intralazzi a questa cosa che frammentare la nuova polarizzazione del mondo? Quindi un riavvicinamento all'Iran che è stato sostenuto ed aiutato dalla Russia, dalla Cina soprattutto, ma anche da stati del terzo mondo non allineati come Brasile, Latina America, può portare a dei conflitti regionali che ne frenino lo sviluppo e l'espansione, da parte soprattutto degli alleati più integerrimi, gli Arabi Saudi e poi gli Emirati Arabi. Infatti, tanto si denunciano le violazioni dei diritti umani e l'oppressione politica in Iran, Siria e quando c'era Saddam Hussein in Iraq e anche in Libano, magari, ma non si dice nulla degli alleati degli Stati Uniti, gli Arabi Sauditi, cioè il regno dei Saud, e gli Emirati Arabi, che hanno un'uguale oppressione o addirittura più forte, perché mi sembra che in Iran la donna sia meno repressa che non in Arabia Saudita. In Iran la donna può guidare, può lavorare, è più indipendente. Invece il fondamentalismo religioso estremista dell'Arabia Saudita, perché non tutti sanno che ci sono più gruppi fondamentalisti e sette fondamentaliste fra i sunniti che non fra gli sciiti. Il wahhabismo dell'Arabia Saudita è molto più estremo e fondamentalista di altri gruppi sunniti e forse anche di molti gruppi sciiti. Infatti, per me, i wahhabiti, da quello che ho potuto leggere, si assomigliano molto ai mormoni non riformati, a molti pentecostali e ai testimoni di Geova. Da non confondersi con i testimoni di Genova, che ne abbiamo avuto in Italia per il processo che si è, delle violenze consumate in quella scuola, no, però non c'entra niente. Anzi, molti di loro che hanno subito le violenze erano pure atei, quindi vabbè. Comunque, dicevo, questo che sta emergendo e geopolitica allo stato puro ti fa vedere come le alleanze che stanno in fase di costruzione servono a riequilibrare o mantenere equilibri in determinate regioni, equilibri geopolitici. Quindi, quando si tratta di riequilibrare una regione, è logico che si deve fare attraverso lo squilibrio, e forse non è una coincidenza che uno dei motti della massoneria sia orbo ad caos.
Orbo ab chaos. Aspettate un momento, me lo sono andato a prendere il libro, perché io da giovane ho letto di tutto e quindi ho voluto sapere che cos'era la massoneria. E mi è venuto in mente adesso una cosa che ho letto proprio, perché non ho letto, non mi ricordo di averlo letto tutto, però fra le prime cose che ho letto questa. Mi è ritornato in mente, ma forse non ha nulla a che fare. Dicevo di riequilibrare una regione. Naturalmente una regione magari sta già equilibrata con equilibri che non interessano a uno geopolitici, allora bisogna farla passare attraverso lo squilibrio. Io dico, c'è un'analogia con questa frase, ma magari è pura coincidenza, no? E infatti una delle prime cose che ho letto di questo libro, perché sta proprio nella copertina. Sotto la coda dell'aquila, ordo, perdono, ordo ab ciao, o ordo ab cao o ciao, perché non si sa esattamente come si pronunciasse il latino. Molti dicono che c'era un suono, un unico suono che non, e molti invece che c'è come l'italiano. Quindi ordo ab ciao, o orbo, no, perdono, ordo ab cao, da qui caos, ordo ab cao, cioè l'ordine dal disordine. E quindi, come dire, d'altra parte non è che è stata, se sta, l'avranno adottato i massoni, non so a che titolo, ma ordo ab cao probabilmente era già una sentenza latina prima degli antichi romani, prima che la facessero proprio i massoni, e che significa fare geopolitica, cioè quando non è un ordine che ti interessa a te è disordine. Per esempio, in centro e nord Europa vivevano i teutonici, i sassoni, altri popoli, i vichinghi. Certo, si facevano guerra fra di loro, ma come anche gli antichi romani facevano guerra con tutti gli altri popoli del Mediterraneo e dell'Europa centrale e Pacifico. Ognuno si faceva cazzi suoi, ognuno faceva la guerra con chi voleva e per la ragione che giustificava lui. Però che dicevano i nostri ancestri? Che più a nord c'era solo caos. C'era confusione, c'era barbarie, si massacravano tutti costantemente, c'era un casino bestiale, bisognava andare là imperativamente. Infatti avevamo l'impero romano, quindi siamo andati imperativamente a mettere ordine fra quei selvaggi, quei barbari, e a imporgli la civiltà, e quando fosse stato necessario anche a usare la mano dura. Infatti era molto spesso necessario massacrarne un po', come narra certo Giulio Cesare nel De Bello Gallico. Sono andati, lui ha proprio spiegato lapidariamente: vini, vidi, vici, cioè andai, mi resi un'idea, li massacrai tutti, cioè li vinsi, e ne sterminò centinaia di migliaia alla volta. Perché? Perché quello era il caos, cioè un ordine costituito anche con la forza, con la violenza in altri territori che non fa i propri interessi, non è ordine, è caos, è distruzione, è morte. Quei selvaggi si ammazzano costantemente per ottenere che nulla, perché è chiaro, i loro sforzi vanno solo ad arricchire a loro. A noi non ce ne può fregare niente perché non ce ne viene niente da quello. Invece inizia a essere ordine, disciplina, civiltà quando fa i nostri interessi. Allora si andava, gli antichi romani andavano a nord, massacravano tutti,
pacificavano la regione e quindi la stabilizzavano e la civilizzavano perché la romanizzavano. A quel punto il centro e nord Europa facevano parte dell'impero romano, quindi già la logica della politica e dell'economia era inglobata nell'impero romano. Quindi, quando si trattava di dire che lontane civiltà, quello che fanno, come sono caotiche. Cao, ciao. Cioè, ecco, si fanno i cazzi loro, però noi vediamo tutto quello come caotico, come convulso, come una cosa che non si può neanche capire che cos'è, perché anche non ce ne fregano. Invece, quando andiamo lì a imporre il nostro ordine, soprattutto per interessi imperiali e economici, inizia a essere qualcosa di ordo, ordinato, di civile. Già hanno una forma più civile, più romanizzata di condursi. Quindi questo ordo ab cao è un qualche cosa che significa imponiamo il nostro ordine là dove c'è il loro caos. Caos per noi, ma magari dal punto di vista delle genti del centro e nord Europa, loro vivevano ordinatamente come sempre hanno vissuto. Ed erano i nostri ancestri, i latini, che vivevano caoticamente. Siccome si impone sempre la prospettiva del più forte e la mentalità del più forte, evidentemente loro hanno perso e ha vinto la civiltà latina e li hanno spazzati via tutti quelli che non si sono voluti romanizzare. E adesso sembra che vogliono imporre il caos. Lo hanno già imposto dal 2003 in Iraq, hanno cominciato con l'Afghanistan, che 13 9 dei 13 attentatori erano arabi sauditi, perché appartenevano ad Al Qaeda, e Al Qaeda è stata fondata da sunniti prevalentemente wahhabiti. Però sono andati a bombardare l'Afghanistan, giustamente. Adesso l'avvicinamento con l'Iran sciita, oltre che l'invasione dell'Iraq, che ha una forte maggioranza di popolazione sciita, anche se Saddam Hussein e i suoi erano sunniti, e la guerra civile che gli hanno fatto esplodere a Bashar al-Assad in Siria, che è prevalentemente un paese sciita, ha inasprito ulteriormente un conflitto che c'era fra sunniti e sciiti già dai tempi del profeta, quando è morto, e è scoppiato tutto questo conflitto per una questione di successione. E quindi è inutile ricordarvi che c'erano gli sciiti che volevano la successione ereditaria del titolo di califa, e invece c'erano i sunniti che volevano le elezioni, hanno vinto loro, e per quello che l'Islam maggioritario è sunnita, che poi si divide in tante interpretazioni della religione islamica, che l'una vuole essere più purista e più primitiva dell'altra, riscattare un senso purista e primigenio dell'interpretazione del Corano, sempre più letterale. E quindi si va all'estremo del wahhabismo e di un'altra setta che non mi ricordo, che sono fra le più integraliste, reazionarie e radicali, perché vogliono essere puriste nell'interpretazione dottrinaria e dogmatica. Però, dicevo, questo scontro non è nulla di buono, anche perché l'Iran, l'80% del petrolio che produce lo vende fuori. Se qualcuno ha voluto accelerare i tempi della crisi, è perché evidentemente sempre più cinesi e russi sono interessati al petrolio iraniano. E comunque
parte dell'Occidente rischia di essere tagliato fuori dall'importazione di idrocarburi dall'Iran, anche perché i russi vogliono avere il privilegio di vendere petrolio all'Europa per controllarla geopoliticamente. E i cinesi hanno sempre più sete di petrolio, quindi si sono divisi il compito, russi e cinesi, aiutando gli iraniani. I cinesi comprano sempre più petrolio all'Iran e i russi vogliono vendere sempre più petrolio all'Occidente. Ed è per questo che la vera arma nucleare dell'Iran non è la bomba atomica, che per me non la stavano producendo. Il vero rischio per l'Occidente è che l'Iran diventi energeticamente indipendente e possa decidere di tagliare il somministro petrolifero da un momento all'altro. Già abbiamo avuto negli anni 70 la crisi energetica che si andava a taglio alterne, non per problemi di inquinamento come oggigiorno, ma perché non c'era petrolio, non c'era benzina nei distributori di benzina, non c'era proprio idrocarburi. Anzi, a volte non si andava a taglio alterne, si andava in bicicletta o si andava a piedi, si fermavano i mezzi, gli aerei, tutto era un macello. A quei tempi, però, i paesi produttori, estrattori di greggio, avevano uno scarso consumo interno. Dubai non era quello che è oggi, con piste di neve artificiale, il Kuwait non è quello che è oggi, l'Arabia Saudita non è quello che è oggi. Quindi, da parte dei paesi produttori di petrolio dell'OPEC, del Medio Oriente e dell'Iran, tagliare la produzione di petrolio non implicava grandi sacrifici, perché la maggior parte delle persone in Arabia Saudita, nel Golfo Persico, negli Emirati Arabi, vivevano senza elettricità. Non avevano frigorifero, non avevano televisore, meno che mai avevano i cellulari, perché neanche in Occidente noi avevamo i cellulari col quale, per esempio, mi filmo. Invece, oggigiorno, se l'Iran taglia la produzione di petrolio, che poi deve importare la benzina dall'estero, e per quello che la importa da Russia e Cina oggigiorno, per non dipendere tanto dagli Stati Uniti, succede che rimane senza energia. Devono rinunciare al consumo interno. Allora la vera arma iraniana sarebbe arrivare a avere centrali nucleari per l'approvvigionamento interno di energia. Allora è venuta fuori questa crisi. Gli Arabi Sauditi hanno iniziato a estrarre al ribasso, facendo perdere molto denaro al resto del mondo. In un principio si credeva che questa corsa al ribasso fosse stata fomentata dagli Stati Uniti, e magari così è stato, perché anche loro hanno iniziato a estrarre il fracking, cioè il petrolio dal frazionamento della roccia, le estrazioni non convenzionali, che sono molto più costose. Però il petrolio dai 180 dollari al barile è caduto ai 50. Il fracking, come minimo, deve fare guadagnare 55-60 dollari al barile. È successo che questa corsa al ribasso provoca più recessione, perché inizia a essere troppo costoso per i nordamericani estrarre non convenzionale. Quindi gli alleati, i sauditi, i kuwaitiani, tutti gli arabi, alla fine eccedono nel loro ribasso, che danneggiano addirittura i loro alleati statunitensi, perché gli costa troppo estrarre alternativamente. E gli iraniani, in cambio, per colpa dell'embargo,
fino adesso non hanno potuto vendere tutto quello che hanno estratto e hanno stoccato, tutto il greggio, tutto il petrolio. Adesso invece che gli toglieranno l'embargo, hanno un'enorme quantità di petrolio che se lo vogliono levare dai piedi, e quindi per quello che il petrolio sta scendendo sotto i 45. Quando gli iraniani venderanno la loro quota di petrolio che hanno già estratto, probabilmente arriverà ai 30. Quindi, anche se hanno iniziato insieme agli statunitensi, gli arabi sauditi e gli Emirati Arabi hanno abbassato così tanto il costo del petrolio che gli hanno fatto perdere denaro ai nordamericani e lo hanno anche perso loro. Ma adesso che entrano in scena di nuovo, perché hanno rinunciato alla bomba nucleare, che magari non hanno mai avuto l'idea di fare, gli iraniani, adesso loro per tutto questo tempo hanno estratto così tanto petrolio che direttamente lo possono vendere. E quindi butteranno giù sotto i 45 dollari, che già Arabia Saudita ha dovuto fare dei tagli sostanziali. Per la prima volta la gente pagherà l'IVA, non avranno le pensioni gratuite che avevano solo per essere arabi, e faranno pagare le bollette dei servizi energetici, elettricità, acqua, telefono. Prima era tutto gratis. Non avevano diritti civili, ma almeno avevano il diritto di vivere, nell'abbondanza. Adesso, oltre a non ripristinare i diritti civili, vivranno alla cazzo di cane. Quindi questo che significa? Che questo inasprirà ulteriormente le relazioni che già erano inasprite fra Arabia Saudita e Iran, perché se Iran metterà tutto il petrolio che ha stoccato in questi anni dell'embargo, magari non so se sono 10 anni, come dire, ci sarà una corsa al ribasso pazzesca. Forse arriverà a 15 dollari il barile il petrolio, e gli Arabi Sauditi possono fallire, anche perché a sostenere l'Iran c'è la Russia e la Cina, e a sostenere l'Arabia Saudita e gli altri arabi ci sono gli Stati Uniti ed Israele, che hanno perso molta posizione geopolitica ultimamente. Io già in un precedente video avevo detto che il merito o la colpa del fatto che ancora non ci fosse stato uno scontro serio fra Iran e Arabia Saudita era soprattutto dell'ingerenza nella regione dello Stato sionista israeliano. Se non fosse stato per questa presenza scomoda, magari si sarebbero confrontati militarmente prima iraniani e sauditi. Invece, tutto lo squilibrio regionale che Israele, Stati Uniti e anche alcuni paesi europei hanno sostanzialmente promosso fino adesso ha impedito che si potessero confrontare due monarchie teocratiche islamiche completamente opposte nello spettro ideologico, perché sarebbe sembrato qualcosa di funzionale agli anglosionisti. Invece adesso, grazie all'avvicinamento degli Stati Uniti all'Iran e al fatto che gli concederanno di vendere in ribasso tutto lo stoccaggio di petrolio, perché in pratica l'OPEC già non funziona, non serve più a regolare il prezzo di niente, beh, ci sarà un nuovo conflitto nella regione. Poi più in là vi terrò informati delle evoluzioni. Quindi per adesso è tutto. Alla prossima, dal vostro Saint Enchan.